appunto dovremmo essere pronti con nuovamente con il collegamento dal Parco Scientifico Tecnologico Galileo di Padova, che appunto cerca e lavora per dare servizi alle imprese. Roberto Bonaldi, a questo punto spero di sentirti. In questo posto si realizzano idee, si mettono a confronto idee di innovazione e idee che possono, come progetti che poi le aziende possono utilizzare per tenere viva l'economia e la competitività delle imprese. Diciamo che quando si parla di parco, in questo caso il parco scientifico-tecnologico, viene in mente un posto in cui magari si coltivano nuovi talenti o un posto in cui ci si mette alla prova con diversi esperimenti e tecnologie. Abbiamo qui con noi il direttore generale del Parco Scientifico-Tecnologico Galilei, Massimo Malaguti. Questa descrizione che abbiamo dato in questo momento corrisponde? Corrisponde perché effettivamente all'interno del Parco Scientifico e Tecnologico Galileo noi sia svolgiamo attività di servizio alle imprese per l'innovazione di prodotto, sia attraverso l'attività di formazione di scuola e design coltiviamo anche nuovi talenti nell'ambito della progettazione creativa, per cui cerchiamo di alimentare la capacità innovativa delle imprese sia fornendo loro servizi concernenti l'innovazione di prodotto, ma dando anche loro la conoscenza di nuovi giovani talenti in grado di poter entrare in azienda e dare un contributo positivo riguardo all'innovazione del prodotto. Parchi ne esistono comunque anche in altre zone d'Italia, qual è il vostro tratto distintivo? Parchi ne esistono circa 40 in tutta Italia, associati all'interno dell'Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani. Il Parco Scientifico Galileo si contraddistingue, a mio avviso, proprio per questa vocazione al servizio all'impresa. Noi non siamo un incubatore di impresa, non abbiamo grandi spazi, agiamo anzi in una sede molto contenuta, però il nostro obiettivo è quello di fornire servizi all'impresa sull'innovazione di prodotto e questo è quello che cerchiamo di effettuare nelle nostre attività di tutti i giorni. In che ambiti siete specializzati maggiormente? La nostra attività riguarda il trasferimento di tecnologie e materiali innovativi e il design industriale principalmente e poi diverse altre attività svolte in collaborazione con l'Università di Padova e l'associazione di categoria, di cui tra l'altro si parlerà nel corso di questo collegamento, che riguardano lo stimolo alla nascita di nuove imprese nel settore dell'innovazione. Secondo lei le imprese, in particolare del Veneto, stanno comprendendo l'importanza dell'innovazione come strumento per poter essere competitive e quindi per poter avere una marcia in più nell'economia? Io credo di sì, perché stando un po' ai risultati, al numero di contatti che abbiamo, proprio in un momento come questo, in cui l'innovazione è uno strumento di rilancio delle imprese, le imprese stanno sempre di più apprezzando la capacità che l'innovazione ha di riportare nuovi valori, nuovi contenuti ai loro prodotti e una nuova capacità di essere presenti sui mercati, soprattutto internazionali. Innovazione, allora, abbiamo appena sentito, e a proposito di questo, visto che abbiamo parlato anche di progetti, abbiamo proprio qui, in questo caso, due esempi di un tessuto particolare con delle funzioni specifiche che scopriremo dopo. Intanto lasciamo spazio all'immaginazione e ci risentiamo al prossimo collegamento con una descrizione di questo tessuto. Vi ricordo qui con me Paolo Giacon, consigliere provinciale del Partito Democratico a Padova. Abbiamo appena salutato i nostri ospiti in collegamento dal Parco Scientifico Padova. Dunque, il mio collega chiedeva all'ingegner Malaguti se le aziende sono pronte e capiscono l'importanza dell'innovazione. Innanzitutto un saluto all'ingegner Malaguti, direttore del Parco Scientifico Galileo, che ricordiamolo è una delle eccellenze per quanto riguarda i servizi alle imprese che ci sono sul territorio della provincia di Padova, in particolar modo, proprio come ricordava l'ingegnere, nel campo del design industriale e dei materiali. Quindi insomma dobbiamo essere anche orgogliosi delle cose che funzionano e che sono appunto in maniera positiva a servizio delle nostre imprese. Le imprese, soprattutto quelle piccole e medie che ci sono sul nostro territorio, sono disperatamente a caccia di innovazione, innovazione che fanno al loro interno, ma anche innovazione all'esterno, eventualmente da acquistare. Da questo punto di vista, per quanto riguarda le politiche che vengono attuate in favore dell'innovazione, voglio ricordare che il governo Monti ha posto in essere un credito d'imposta per la ricerca e sviluppo che permette a tutte quelle imprese che decidono di investire in ricerca e sviluppo, in particolar modo grazie a delle collaborazioni con i dipartimenti e i centri universitari di ricerca,
di sostanzialmente acquisire un credito d'imposta quasi pari a quanto è stato investito per la ricerca e sviluppo, e questo sono sicuro sarà uno strumento molto efficace che darà la possibilità alle imprese di investire maggiormente in innovazione e quindi di andare sul mercato con nuovi prodotti e nuovi servizi e quindi essere all'altezza di quella che è la difficile competizione internazionale. Bene, allora dopo che ci hanno creato curiosità io ridarei la linea al collega Roberto Bonaldi per sapere quali sono gli esperimenti che il Parco Scientifico Tecnologico Galileo di Padova ha preparato per noi oggi. A te la linea, Roberto. Eccoci qui di nuovo, ci eravamo lasciati mostrandovi questa cravatta e poi anche questo altro esempio di tessuto. Siamo qui ancora con l'ingegnere Massimo Malaguti. Cosa ci dobbiamo aspettare da tessuti? Ci dobbiamo aspettare delle prestazioni innovative che sono proprio quelle che sono concesse dall'uso delle nuove tecnologie, in particolare dei trattamenti nanotech. Quello che noi mostriamo oggi è un insieme di prodotti e di materiali che conferiscono alle realizzazioni produttive dei distretti produttivi tradizionali, ad esempio il tessile, delle nuove prestazioni. Questo è un tessuto trattato superficialmente con le nanotecnologie che consente al tessuto stesso di emulare le proprietà idrofobiche, quindi diciamo di repulsione dell'acqua che hanno le foglie del loto, perché si dice insomma che l'esempio in natura di questo tipo di proprietà è proprio quello delle foglie del loto. Allora, nanotecnologie, scusi, che ormai sembrano sempre un termine diciamo sempre molto scientifico, in realtà sono più vicine di quello che si pensa alla realtà. Abbiamo scelto proprio questo tipo di prodotto, così come tutti i prodotti che vengono scelti da Matec all'interno della propria attività, esistenti sul mercato che possono esemplificare alle imprese, a chi è interessato all'innovazione, le proprietà innovative di questi materiali. Noi abbiamo fatto un piccolo filmato che, se volete, vi mostriamo, che riguarda proprio il comportamento delle gocce di liquido su un tessuto nanotecnologico, e che è questo che abbiamo visto. Qui si vede la goccia proprio di questo caso di acqua che viene fatta vibrare, tra l'altro muovendo il supporto. Questa è una goccia invece di un liquido gasato. Si vede che la forma della goccia rimane sferica sul tessuto, non bagna il tessuto, perché le forze di coesione interne delle molecole sono superiori a quelle di adesione. Qui si vede molto bene, sono succo di frutta, acqua e una bibita gasata. Le gocce scorrono sul tessuto come fossero proprio delle palline, non lo bagnano, addirittura qui si vede due gocce che si mettono assieme, e poi quando cade però la goccia su un supporto come il tavolo, che non è trattato nanotecnologicamente, si vede che la goccia si espande e bagna il tavolo. Perché? Perché in questo caso le forze di adesione delle molecole superficiali sono superiori a quelle di coesione e quindi si bagna il tavolo. La proprietà del tessuto nanotecnologico, come abbiamo visto, è proprio quella di ridurre la bagnabilità del tessuto stesso, quindi non si sporca quando entra in contatto con un liquido e non si bagna. Vedendo la cravatta direi che questa potrebbe essere una soluzione molto utile per magari gli imprenditori o per chi è abituato a dover lavorare in giacca e cravatta e che magari insomma in questa maniera evita di sporcarsi all'ultimo momento. Ma altri utilizzi ci sono? Utilizzi anche interessanti, simpatici. Vediamo il filmato invece, questo che proviene dal Massachusetts Institute of Technology, che è questo di una bottiglia di ketchup. Questo è un filmato che è stato diffuso dal MIT recentemente. Le bottiglie di ketchup, come sapete, chi usa questo prodotto, sono difficili da svuotare. Perché? Perché la forza di adesione delle molecole superficiali del ketchup è molto forte. Allora, un trattamento nanotech interno alla superficie della bottiglia consente alle molecole del ketchup di scorrere invece, perché la loro forza di coesione diventa superiore a quella di adesione e la bottiglia si svuota completamente. Questo è un esempio anche divertente, simpatico, ma che ha delle applicazioni industriali interessanti. Qui invece entriamo in un ambito diverso, che è quello dei materiali autoriparanti. Questo è un'esemplificazione di come oggi questi smart materials, materiali intelligenti o materiali di prestazioni avanzate, siano un po' un confine tra i solidi e i fluidi, perché vedete, è stato fatto un taglio sull'anello e adesso l'anello viene ricomposto con una pressione come se fosse una sorta di chewing gum, una specie di materia che si può riplasmare. Allora viene riaggiustato con questa operazione semplice e ripropone le proprie caratteristiche meccaniche e fisiche dopo l'aggiustatura. Ed è una
esempio straordinario di come oggi si possono progettare materiali per queste funzioni. Questo invece è un materiale autopulente, si basa sul principio nanotecnico che abbiamo detto prima. La goccia, che può essere una goccia di pioggia, ad esempio, che cade sopra un muro sporco, raccoglie le molecole di sporco. Perché? Perché la capacità di adesione delle molecole sulla goccia è superiore a quella di adesione sul supporto che è stato trattato nanotecnico. Quindi la pioggia pulisce la superficie del monumento, pulisce la superficie dell'edificio e l'edificio diventa autopulente. Qui ci sono già dei brevetti che sono in utilizzo anche da società italiane per la realizzazione di questo tipo di superfici. Anche ad esempio per i comuni potrebbe essere una soluzione? È una soluzione interessante, perché naturalmente queste funzioni che sono contenute nei materiali riducono poi le funzioni successive, riducono le funzioni di manutenzione ad esempio, quindi quello che si investe nell'utilizzo di questi materiali lo si risparmia nelle attività poi di manutenzione e di gestione, ad esempio di monumenti o di edifici, come lei ha giustamente ricordato. Adesso vediamo altri materiali, ad esempio questo, torniamo all'esempio di prima dei fluidi e del confine tra fluido e solido. Questo è un materiale plasmabile che finché io lo plasmo appunto con una forza continua e diciamo contenuta, come quella appunto dei pollici, lui ha un comportamento appunto di carattere plastico, ma quando io lo sottopongo a una forza impulsiva, quale ad esempio può essere quella che lui riceve quando cade per terra, lui salta. Perché? Perché la sua viscosità, trattandosi di un fluido, diventa infinita al momento in cui viene sottoposto a un impulso. Noi abbiamo a che fare generalmente nella nostra vita con i fluidi cosiddetti newtoniani, cioè con i fluidi come l'acqua, ad esempio, in cui la velocità delle particelle superficiali, quando posiamo la mano sulla superficie dell'acqua, è proporzionale alla forza che noi imprimiamo. Quindi se noi passiamo la mano lentamente, le particelle scorrono lentamente. Basta farlo in una vasca, in un lavandino. Se lo facciamo velocemente, le particelle scorrono velocemente. In questo caso, le particelle scorrono in maniera proporzionale per piccole forze. Ma quando c'è una forza di impulso, ad esempio il rimbalzo a terra, l'attrito interno delle molecole diventa altissimo e quindi questo si comporta come se fosse un solido. Questi sono fluidi non newtoniani, diversi da quelli che conosciamo, ma che hanno delle prerogative meccaniche di straordinario valore. E provando a spezzare magari. Anche questa è una cosa interessante. Se io lo tiro con una forza continua, questo si rompe come se fosse un chewing gum. Poi lo posso ricomporre, lo posso autoriparare, come vedevamo prima, no? A proposito dell'anello, e quando invece, adesso bisogna fare una sezione, ecco, quando invece lo porto così e poi faccio un tiro, diciamo, secco, si rompe come se fosse un provino di acciaio in una prova di trazione, cioè con una superficie piana di frattura, che è naturalmente ortogonale alle forze di trazione che ho. Quindi si comporta di fronte a forze impulsive come se fosse un solido, e con delle forze invece contenute come se fosse un fluido con una viscosità interna appunto limitata. Nella pratica come potrebbe essere utilizzato? Beh, sono tanti, i primi diciamo esempi di applicazione sono quasi sempre in ambito sportivo, in cui ce ne sono delle prestazioni che devono variare a seconda se le forze in gioco sono forze continue oppure forze impulsive. Ad esempio nel piatto di una racchetta da tennis, quando io faccio la smorzata ho bisogno di un qualche cosa che, diciamo così, attutisca le forze in gioco. Quando invece diciamo colpisco con violenza, ho bisogno di una rigidità massima in modo tale che il mio colpo abbia l'effetto migliore. E quindi un utilizzo di materiali di questo genere all'interno di un piatto di una racchetta, questo è un utilizzo sportivo, che però dà il senso del valore di questo tipo di materiali, è un utilizzo interessante. Però ce ne sono molti altri in altri settori. E vedo anche due... Siamo sempre nell'ambito di materiali che possono essere, questo è il senso un po' del tipo di presentazione che stiamo facendo, che possono essere progettati per svolgere funzioni, perché la vera evoluzione del campo dei materiali è proprio questa. Si riesce, come dice l'ingegnere Santinato, a progettare i materiali perché svolgano funzioni. Allora, lo fa vedere l'ingegnere Santinato perché è lui la persona più competente su questo. Ci sono materiali che parlano da soli, questo è uno di quelli. Allora, se io lascio cadere queste due sfere d'acciaio su questo dimostratore, vediamo che nella colonna di sinistra, dove c'è del titanio, che è un materiale molto elastico, la pallina termina i propri rimbalzi in questo momento, mentre nella parte destra, dove c'è un metallo amorfo, appunto, la pallina continua a rimbalzare. I metalli amorfi sono proprio dei metalli che hanno, anziché avere la struttura cristallina, amorfa, e questo dà serie a tutta una
serie di caratteristiche, diciamo, particolari che si differenzia appunto dai metalli tradizionali. Tra queste appunto un aumento dell'elasticità, ma poi anche un aumento della resistenza a corrosione, per esempio durezza superficiale. Proprio questa proprietà di elasticità viene utilizzata soprattutto sempre nel settore sportivo, sempre per esempio nelle mazze da golf piuttosto che racchette da tennis, proprio per sfruttare il comportamento elastico, quindi la risposta elastica di fronte ad un urto come appunto una sfera. Oppure in un settore molto più high tech, diciamo, come rivestimento superficiale per le trivelle di perforazione dei pozzi petroliferi, quindi dove serve un'elevata durezza, resistenza a corrosione ad ambiente piuttosto aggressivo. Diceva anche... Sì, di vedere magari un altro esempio di materiali progettati per sviluppare funzioni, che possono quindi, come dicevamo prima, nel loro esercizio sopperire ad altri impianti, a impianti aggiuntivi. E lo vediamo con questo sandwich che, come mostrerà l'ingegner Santinato, cambia l'indice di rifrazione a seconda che sia sollecitato o meno da una corrente elettrica. Un attimo. Tra due pannelli di vetro all'interno dei quali c'è un film in cristalli liquidi. Quindi nel momento in cui non c'è passaggio di corrente elettrica, questo film risulta opaco, non trasparente. Nel momento in cui invece do un segnale elettrico, vedete, diventa trasparente. Perché? Perché i cristalli liquidi vanno ad ordinarsi, quindi assumono una forma ordinata e questo consente proprio la trasparenza del materiale, un po' in contrasto a quello che è di solito i materiali che se sono amorfi sono trasparenti, se sono ordinati non lo sono. In questo caso è proprio l'ordine che consente il passaggio appunto della luce e quindi dell'immagine. Questo è il senso di ciò che dicevamo prima, cioè una funzione progettata per questo materiale può ad esempio sopperire ad altri impianti aggiuntivi, come ad esempio le tapparelle. Se i nostri vetri utilizzassero questo tipo di tecnologia, non avremmo bisogno di una progettazione ulteriore per ottenere il buio nella sala, quindi mettere una tapparella. Basterebbe l'azione di questo tipo di sandwich per dare il buio o la luce all'interno della sala. Quindi i materiali che possono essere progettati per svolgere funzioni riassumono in se stessi le funzioni di altri apparati che prima erano necessari e oggi non lo sono più. Quindi a tutto vantaggio del risparmio energetico, che è un tema di attualità. Poi insomma ci dobbiamo aspettare anche degli sportivi, almeno dei tennisti e dei golfisti sempre più performanti. Quante sono le aziende, diciamo, in generale che comunque si rivolgono a voi per chiedere dei progetti innovativi? Con Scuola Italiana Design, di cui parleremo fra poco, sono più di 200 le aziende con le quali abbiamo collaborato in questi anni per sviluppare concept di nuovi prodotti. E con materiali innovativi su progetti magari molto più specifici, ma i numeri sono sempre di questo livello, sono 80-100 le aziende ogni anno che si rivolgono a Matec o che vengono contattate da Matec per poter illustrare loro le possibilità che questi nuovi materiali danno ai loro prodotti di assumere caratteristiche innovative.